Benvenuti alla Mazza Caffè, il nostro appuntamento settimanale in cui rileggiamo alcuni dei caffè usciti durante la settimana su Corriere della Sera e i vostri commenti, che spesso sono spiazzanti. Perché? Perché mi ricordano come ogni articolo abbia sempre due autori. Chi lo scrive e chi lo legge. Spesso chi lo legge ha una sensibilità, degli interessi diversi da chi lo scrive e quindi viene colpito in maniera positiva o negativa da una frase che magari l'autore ha buttato lì senza neanche farci troppo caso. Insomma, è sempre divertente, è sempre un modo, secondo me, per migliorare gli articoli, questa rilettura che avviene insieme a voi e che oggi comincia con il caffè intitolato La Sacra Ruota. L'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. Ben prima dei funerali della regina Elisabetta, seguiti in tutto il mondo da uno sproposito di persone, si sapeva che certi eventi e certe istituzioni si nutrono di riti pomposi e che togliere solennità ai riti, persino a quelli profani, significa togliere credibilità all'evento o all'istituzione. Ecco, immaginate se il giorno della sua incoronazione il nuovo re Carlo si mettesse in testa uno scolapasta, o se al prossimo red carpet di Cannes o di Hollywood le dive sfilassero in pigiama, o se il vincitore del Nobel andasse a ritirare il premio in tuta, oppure se un prete dicesse messa indossando un body da ciclista e al posto della stola magari una sciarpa arcobaleno. Ecco, quest'ultimo esempio non lo dovete più immaginare perché è accaduto davvero. Don Fabio Corazzina, prete bresciano pacifista e impegnato nel sociale, ha ritenuto di esprimere la sua vicinanza agli ultimi celebrando il sacramento con i paramenti di un cronomen. Il suo vescovo lo ha sgridato soprattutto per aver reso pubblica la prodezza su Facebook. Lungi da me l'intenzione di immischiarmi in beghe religiose, però mi rifiuto di etichettare come reazionario il pensiero di chi si è schierato con il vescovo nel sostenere che la forma è anche sostanza. Nonostante tutte le nostre arie, restiamo degli esseri semplici e suggestionabili, che hanno bisogno di segnali esteriori con cui orientarsi. E non è un'opinione, ma un dato di fatto che più la politica e la religione si fanno piccole per avvicinarsi alla gente, e più la gente finisce per allontanarsi da esse. Ora, alla fine di questo pezzo vi svelo un piccolo retroscena. Di getto avevo scritto avvicinarsi da loro, poi mi è venuto il dubbio che, non essendo persone ma astrazioni politica, religione, fosse più giusto da esse. E io ho sempre il terrore di trovare la mattina dopo il professore universitario che mi scrive per tirarmi le orecchie. Pensate che fino a qualche anno fa, quando ero ancora vivo, lo faceva il mio professore di liceo. Immancabilmente, non dico tutte le mattine per fortuna, mi mandava una mail dicendo: sì, bello il pezzo, però lì avresti dovuto quell'aggettivo. Insomma, era tremendo, era come avere sempre 15 anni e stare sempre al ginnasio. Va bene, veniamo invece al tema del caffè. Nicola Ferrari conosce personalmente Don Fabio e il suo impegno per gli ultimi, quindi dice: il suo caffè di oggi mi ricorda molto la famosa battuta di Einstein, guarderanno molto di più al tuo unico errore rispetto a tutte le cose buone che hai fatto. Guardi, signor Ferrari, io non ho, naturalmente Don Fabio era puramente un pretesto, il mio non era un giudizio su di lui. Era il giorno dei funerali della regina Elisabetta, tutti ci domandavamo la ragione, anche un po' misteriosa in effetti, dell'incredibile successo televisivo, 4 miliardi di contatti televisivi per i funerali, e io mi sono detto: forse sarà perché abbiamo talmente desacralizzato tutto, ormai anche le messe, che i riti, la pompa, il rito mantengono comunque un fascino, e questo è un dato così inesorabile. Anche se Anna Ferraro fa un'osservazione molto acuta e dice: la regina veniva da un passato abbastanza remoto e questo aiutava a renderla vera in un ruolo però ormai posticcio. Per Carlo, dice la signora Anna, non sarà la stessa cosa, perché la sacralità è passata di moda. Ecco, su questo forse ho qualche dubbio, che la sacralità sia passata di moda, perché appunto la sacralità è proprio, per sua stessa definizione, è l'opposto della moda, è qualcosa di eterno, di fuori dal tempo, e quindi io penso che comunque in qualche modo la andremo sempre a cercare. È vero che sta però diminuendo persino nelle cose profane. Faccio proprio un esempio terra terra: un altro rito tipico per noi maschi, specialmente di una certa generazione, è stato il tifo, no? Il calcio, oggi già un po' di meno per gli adolescenti di oggi, e io credo che questo dipenda anche dal fatto che per bulimia di denaro i dirigenti hanno sottovalutato l'effetto del rito, giocare tutte le partite alla stessa ora, avere le magliette del colore
di un solo colore, al massimo due. Adesso tu accendi la TV e vedi una volta la Juve con la maglia verde, l'Inter con la maglia gialla, e dici: ma che roba è? Cioè, far venire meno proprio anche lì la sacralità del rito. E a proposito di riti, un rito invece decisamente meno sacro, anche perché fu totalmente inventato da Gabriele D'Annunzio, è il rito del saluto romano. Sono giorni difficili, andiamo incontro alla domenica elettorale, non parlerò naturalmente di politica, ma ho fatto un caffè quasi più di costume, direi così. Si intitola Romano Saluta, scusate il gioco di parole, ma era irresistibile. Una centrale clandestina di antipatrioti sta cercando di sabotare l'annunciata vittoria della destra. Il suo capo è l'insospettabile assessore lombardo Romano La Russa, fratello dell'altro fratello d'Italia, Ignazio, e quindi doppiamente fratello, che a pochi giorni dalle elezioni non ha resistito alla tentazione di salutare alla vecchia maniera la bara del cognato camerata. Ora, dire il vero, il salutatore romano nega ogni addebito, sostenendo di avere sollevato il braccio soltanto all'altezza della pancia, senza permettergli di inerpicarsi fino ai fatidici 135 gradi prescritti dal goniometro di Staracel, storico segretario del partito fascista, che era molto esperto, diciamo, di queste cose di parata, di forma, e inquadrando il plastico gesto accompagnato dal triplice urlo presente all'interno di una tradizione militare vecchia di secolo. Ora, io ho controllato, ma dalla battaglia di Solferino a quella di Vittoria Veneto, un rapido ripasso appunto delle principali vittorie del nostro passato militare alla ricerca di boschi di braccia tese, non ha dato l'esito sperato, ma mi auguro per lui che Romano La Russa sia risultato più convincente con il grande fratello Ignazio, descritto come parecchio alterato, e soprattutto con la grande sorella Giorgia, le cui celebri urla sanno rendere pleonastici persino gli Amplifon. Se per questo anche io sono un po' arrabbiato con l'improvvido salutatore, mi fa sentire in colpa perché non riesco a prenderlo sul serio e a inserire il suo gesto nella playlist già piuttosto affollata delle mie paure. Che ci posso fare se anziché Farinacci mi ricorda Ugo Tognazzi? Un lettore mi scrive, il signor Alberto Composta, mi dice: guardi, il problema è che chi pratica ancora il saluto fascista non ha il senso del ridicolo e quindi non può apprezzare o capire quello che lei ha scritto. Lei si sforza di dire che Romano La Russa le ricorda il federale di Ugo Tognazzi, ma secondo lei al disappunto del fratello La Russa, cioè Ignazio, corrisponde una vera e propria condanna? Cioè, loro sono arrabbiati perché vorrebbero che questi giorni queste cose non venissero fatte, ma non è che dentro le disapprovano. Ma certo che no, si risponde il lettore. Ignazio si sarà arrabbiato solo perché il fratellone è stato immortalato dalle telecamere, ma si figuri se avrebbe censurato lo stesso gesto fatto in una riunione privata fra camerati. Sì, però vivendo noi in una democrazia, penso che non possiamo mettere le telecamere nella casa delle persone per vedere se saranno il saluto romano, caro signor Alberto. Tra l'altro ho letto in un libro una cosa che, lo dico più che altro alla Russa, ho scoperto che Mussolini non amava il saluto romano, e quando qualcuno gli andava incontro facendo il saluto romano, lui tendeva ad abbassare il braccio e a stringergli vigorosamente la mano, questo meno in privato, proprio perché detestava il saluto romano, che era un totale invenzione di Gabriele D'Annunzio, non ha mai, e soprattutto non ha nessun riferimento con l'antica Roma. La signora Patrizia Bianetti è stata invece colpita dal mio riferimento a una frase famosa di una canzone di Mogol Battisti, I boschi di braccia tese. Era una battuta ironica che mi entrava bene, perché in quella scena non ho voluto con questo dare del fascista a Mogol, che sarebbe l'autore di quello e di tutti gli altri meravigliosi testi del primo Battisti, poi sono venuti quelli di Panella altrettanto belli, anche se tra noi battistiani ci sono due partiti, ma io appartengo al partito che li ama entrambi. E comunque, dicevo, I boschi di braccia tese fu la battuta in effetti per cui venne accusato Battisti di essere fascista, ma noi lo smentiamo assolutamente, nel senso che non ce ne frega assolutamente niente di quali fossero le idee politiche di Lucio Battisti. Ci interesserebbe invece sapere quali sono le idee del figlio del portavoce Peskov, che è una figura, possiamo dire, eterna della natura umana, e gli ho dedicato un caffè intitolato Il Marchese del Peskov. Con quanto smodato entusiasmo, secondo voi, reagirebbe alla notizia della sua chiamata alle armi il figlio di un gerarca di Putin, cioè di colui che ha appena indetto la mobilitazione contro il nemico alla porte? Bene, non servivano grandi eserciti di fantasia per immaginarselo, ma lo scherzo telefonico organizzato da un canale russo di opposizione ha tolto ogni dubbio. Sentendosi convocare in caserma per il giorno seguente, il giovane Nikolai Dmitrievich Peskov
figlio del portavoce del capo, ha subito tenuto a precisare di essere il signor Peskov, e che diamine, per poi aggiungere che non credeva proprio che la faccenda lo riguardasse, ma che in ogni caso l'avrebbe risolta a un livello più alto, cioè con una telefonata al suo papi. Il tono di voce tradiva la sorpresa di chi non riesce a capacitarsi che il suo interlocutore possa anche solo aver pensato per un attimo di trattare un potente come se fosse carne da cannone, anziché un legittimo imboscato da congedare con tanti ossequi e scuse al genitore. Funziona così dall'inizio dei tempi, sotto tutti i climi e tutti i regimi. Chi si riempie la bocca di Dio, patria e famiglia è quasi sempre interessato solo alla famiglia, la sua, e dietro ogni fiore di Peskov, altra citazione di Battisti, scusate, si mimetizza un marchese del Grillo sinceramente convinto della propria superiorità, che ormai non è più di sangue ma di relazione. Lei non sa chi sono io, la famosa frase, no? Oggi si potrebbe tradurre: lei non sa chi conosco io, perché io sono in quanto conosco, e non in quanto conosco qualcosa, ma qualcuno. Maurizio commenta: la legge è uguale per tutti, solo che per qualcuno è più uguale. Questo già lo diceva Orwell, vi ricordate, no? Nella Fattoria degli animali. Tutti gli animali sono uguali, ma qualche animale è più uguale degli altri. Nadia Battaglia scrive: armiamoci e partite, tutto il mondo è paese. Daniele ricorda quello che accadde invece a un presidente americano, a sua volta figlio di un altro presidente americano, George Bush Jr., che durante la guerra di Vietnam fece il riservista in una base aerea in Alabama dietro una sicura scrivania. È un po' un luogo comune dirlo, ma i luoghi comuni spesso nascondono una verità che di solito, insomma, i potenti dichiarano le guerre, sono poi i poveri quelli che le combattono. Io vi auguro un buon fine settimana, il fine settimana delle elezioni, finita la campagna elettorale. Ecco la notizia che vi do in anteprima: da lunedì la campagna elettorale è finita, però cominceranno i commenti del dopo voto, poi ci saranno tutte gli intrighi per formare il governo, nominare i presidenti delle camere, insomma non ce ne libereremo facilmente di questo super romanzo popolare politico che, dico in conclusione sommessamente, ha avuto dei modestissimi ascolti televisivi in questi dibattiti degli ultimi giorni, a conferma del fatto che evidentemente forse dobbiamo, adesso lo possiamo dire a campagna elettorale finita, un po' rinnovare anche il linguaggio, no, della politica, perché così è venuto un po' a noia. Un altro rito, a proposito di riti, che sta perdendo qualunque forma di sacralità. Buona domenica a tutti. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese.